Nei scorsi mesi, diciamo, nelle scorse settimane, abbiamo parlato tanto delle questioni psicologiche legate a ciò che stiamo affrontando, a ciò che abbiamo affrontato. Abbiamo parlato anche di sindrome della capanna, no? Di quelle tante persone che poi, quando effettivamente dopo la fine del lockdown sono potute tornare a uscire, a frequentare delle persone, in realtà poi rimpiangevano un pochettino lo stare in casa. Adesso siamo in un periodo, secondo me, adesso ci faremo aiutare meglio dalla nostra ospite, in un periodo un po' controverso, perché magari alcuni stavano bene in casa, alcuni vorrebbero uscire, ma è un periodo, speriamo di no, insomma, di nuove restrizioni. Allora, abbiamo con noi Anita Brambilla, una psicologa, ci aiuterà per questo. Brambilla, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro in settimana la Giornata Mondiale della Psicologia si è occupata proprio di questo. Siamo arrivati, dopo tutti questi mesi, che non ci capiamo più nulla. Sì. Intanto vi ringrazio per avermi contattata, perché è un giorno molto importante per noi professionisti della salute mentale, perché oggi non è soltanto la Giornata Mondiale della Salute, ma è anche la Giornata Nazionale della Psicologia, che ha quest'anno come tema principale il diritto alla salute psicologica. Diritto che oggi più che mai penso sia proprio fondamentale tutelare e preservare. Questo perché stiamo assistendo non solo a un'emergenza sanitaria, ma è anche in atto, in seguito anche a quello che è successo nei mesi scorsi, una non indifferente emergenza psicologica, che vede un aumento continuo proprio di pazienti con sintomi ansiosi, con sintomi depressivi o con disturbo post-traumatico da stress. E per questo, in quanto psicologa, credo sia importante ricordare a tutti che ci sono professionisti qualificati ai quali rivolgersi, e ricordare che il benessere psicologico coincide proprio con la qualità della vita. E quando parlo di benessere psicologico non mi riferisco soltanto all'assenza di sintomi, ma anche alla qualità più in generale della vita, per esempio delle relazioni sociali, della vita lavorativa. Quindi mi auguro proprio che la comunità si attivi sempre di più in questa direzione, a tutela della salute psicologica in senso più ampio. Importante la salute psicologica, quindi porre attenzione a questo. Tra l'altro, dottoressa Brambilla, c'è stata una dichiarazione del presidente dell'Ordine degli Psicologi, Lazzari, che dice un nuovo lockdown totale sarebbe insostenibile. Si parla di questa insostenibilità da un punto di vista economico, delle attività che chiuderebbero, dei liberi professionisti che resterebbero a casa, ma è insostenibile anche da un punto di vista psicologico. Assolutamente, lockdown significa proprio confinare, quindi è una forma da un lato di isolamento dagli altri in alcuni casi, dall'altro può essere una forzata convivenza con alcuni, e se nel primo caso metti in contatto con il disagio e la paura, per esempio, di rimanere da soli, nel secondo caso, a seconda anche delle condizioni abitative, per esempio dei singoli, può risultare molto faticoso e, perché no, pericoloso. Quindi in generale penso sia il profondo sentimento di incertezza nei confronti del futuro, sia in senso economico, sia in senso più ampio, sociale, relazionale, che disorienta e spaventa. In più mi viene da dire che c'è un po' da digerire, fare i conti, accettare questa nuova normalità che prevede un modo di vivere diverso, per esempio di trovare un modo nuovo di stare insieme mantenendoci alla giusta distanza. Mm-hmm. E certo. Sono tutte sfide nuove con le quali dobbiamo avere a che fare. A cominciare dal saluto, che è cambiato, no? Non c'è più la stretta di mano, non c'è più il bacio. Insomma, ci sono altre formule per mantenere i legami, ma farlo rispettando naturalmente le norme. Allora, dottoressa Brambilla, poniamo che una persona venga nel suo studio e le manifesti quella che è la paura di molti in questo periodo dei luoghi affollati, no? Magari dica: io non prendo più la metropolitana perché ho paura di trovarmi in quelle situazioni in cui sono circondato e mi viene l'ansia, no? Vengo presa dal panico. Ci sono delle tecniche lì per lì, sul momento, per non farsi prendere dal panico? Sì, sicuramente ci sono delle tecniche specifiche. Io penso sempre che la cosa importante sia chiedersi un po' perché si ha quella reazione, un po' più in generale, cioè cogliere l'occasione di essere in un momento di crisi, dato dalla situazione specifica difficile, chiedersi come mai ho questa reazione, e poi rivolgersi a qualcuno di qualificato che possa aiutarti a trovare delle strategie specifiche in base anche a quella che è la sua personalità, le sue ecco dottoressa, questo è però un appello importante: rivolgersi a qualcuno che sia in grado di aiutarci, perché spesso alcuni di noi cercano di affrontare il problema per conto loro, magari da soli, e non si rivolgono a qualcuno, a un professionista. Insomma, questo è un appello importante, ci fa piacere
richiamarlo. Anita Brambilla, psicologa, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci.